Allora, diciamo che allora, con questa presentazione vi farò vedere un po' di tecnologie, che sono, diciamo, delle tecnologie che appunto sono state sviluppate da un'azienda americana che si chiama Roots. E nello specifico io vi farò vedere due delle tecnologie che hanno sviluppato loro, ma vedremo più avanti. Intanto, vabbè, vi faccio la classica slide di presentazione. E, vabbè, ve l'ho già fatta, comunque vi dico qualcosa sempre su di me. E praticamente, ho detto prima, io faccio full stack web developer. Amo definirmi web developer perché appunto io faccio applicativi per il web. Da 2 anni lavoro in F Technology con un metodo di lavoro che è completamente agile. E questo, diciamo, mi ha cambiato molto nella mia vita perché comunque mi permette di avere, diciamo, ritmi di vita, un giusto compromesso orari, vita lavoro privata, vita privata lavoro. E infatti molto interessante, come ho scritto anche qua, mi piace andare in bici, fare trekking. Diciamo che il lavoro agile, per come lo vedo io, è un po' il futuro dell'organizzazione dei team per lavorare. Ok, allora, di cosa si parla oggi? Allora, fondamentalmente questa presentazione cercherà di affrontare quelle che sono le problematiche, diciamo, più ricorrenti quando si sviluppa un progetto WordPress in team. Allora, perché dico in team? Perché di fatto queste sono bene o male le problematiche che io ho sempre riscontrato quando appunto mettono mano al codice più di una persona. Ora, nel nostro caso, appunto, essendo un'azienda un pochino strutturata, dove quando realizziamo dei progetti WordPress ci sono anche due, tre o quattro programmatori, appunto, che lavorano sul codice, è fondamentale avere un metodo di lavoro efficace e che non, appunto, non crei situazioni di problematiche varie. E quindi diciamo che i problemi ricorrenti erano questi, appunto, cioè la difficoltà nel ripristinare i progetti all'interno del team. Quindi il classico, il sito è live, un membro del mio team deve fare una modifica, non ci ha mai messo mano, ripristinarsi l'ambiente diventa un drammatico. Poi il disallineamento tra le dipendenze dei vari environment, quindi qui mi riferisco fondamentalmente al classico esempio di environment di sviluppo, quindi ambiente di sviluppo locale, dove abbiamo, che ne so, dei plugin aggiornati a una determinata versione, in produzione sono totalmente aggiornati oppure no. Di fatto questo disallineamento poi può creare delle problematiche, perché comunque quando si va a scrivere codice custom, magari ci sono alcune appunto implementazioni che possono reagire o meno in base appunto alle versioni delle dipendenze, quindi immaginare i plugin e così via. Poi un altro tasto dolente è la cattiva organizzazione del codice PHP, che è un classico, quello appunto di avere dei file function PHP che diventano enormi nel tempo, man mano che i clienti ci chiedono di fare modifiche, vabbè dai, mettiamolo nel function PHP e questo si allunga di righe e righe nel tempo. L'ultimo problema è chi ha pubblicato cosa. Questo è un classico problema quando appunto più persone lavorano sul solito progetto, non si sa mai appunto i rilasci con che criteri vengono fatti. Diciamo, per sopperire un po' queste macro problematiche, abbiamo individuato nel corso del Vedo, tempo un accendi la tua telecamera così vediamo Certo, anche la faccia. certo. Nel Eccoti. corso, sì, no, perché nel corso del tempo abbiamo, diciamo, come dire, definito un metodo, portandosi dietro diverse tecnologie o comunque anche modi di lavorare. E queste appunto metodologie sono, diciamo, sintetizzabili in questi quattro punti. Il primo è utilizzare sempre un sistema di version control, quindi Git è la base per fare progetti condivisi in team. E purtroppo, nel senso, ci sono delle problematiche di base a utilizzare WordPress con Git, però poi dopo vedremo appunto perché i tool che vi mostrerò ci vengono in aiuto. L'installazione delle dipendenze da Composer. Questo è uno degli argomenti a cui tengo di più.
Infatti, nel senso, è un classico avere sempre ambienti totalmente disallineati o non sapere appunto magari, o magari che ne so, plugin che vengono pubblicati direttamente in produzione e poi negli environment di sviluppo non se ne perde traccia, mentre appunto con la gestione delle dipendenze via Composer questo problema di fatto non lo si può azzerare, dopo vedremo il perché, ma si abbatte veramente di molto. L'organizzazione del codice, come prima detto, che è un problema appunto l'organizzazione del codice, quindi cioè trovare dei metodi standard per appunto dei metodi standard di sviluppo e che siano anche semplici per persone che mettono le mani per prima volta sul codice, di ritrovare subito funzionalità e quindi aggiungere modifiche o aggiungere appunto altre funzionalità. Credo che si è messo il timer. Come? Ti sei messo il timer, abbiamo 40 minuti, eh. No, non l'ho messo. Allora, vai. Ok. E l'ultima è possibilmente cercare di rilasciare, cioè di fare distribuzione automatizzata, cioè cercare di non fare pubblicazioni via FTP, ma cercare di attuare delle politiche di distribuzione automatizzata tramite pipeline. Ora, questi sono concetti un pochino più tecnici, comunque poi più avanti lo vediamo. Allora, di cosa parliamo? Oggi parliamo di fondamentalmente due tecnologie, due tools, che sono Bedrock e Stage. Allora, Bedrock, il primo è letteralmente un boilerplate per fare installazioni WordPress via Composer. Poi nel dettaglio vedremo come funziona. Sage è banalmente uno starter theme, un white starter theme, cioè è un tema vuoto fondamentalmente, che però include al suo interno tutta una serie di tecnologie che ci aiutano a sviluppare feature e cose all'interno del nostro tema personalizzato. Allora, partiamo con l'introduzione di Bedrock. Allora, quindi vi elenco un attimo quelli che sono, diciamo, i punti di forza di Bedrock. Bedrock, come vi ho detto, è di fatto un installatore di WordPress. Cioè, nel senso, con Bedrock si va a fare un'installazione di WordPress che non è la canonica installazione, quindi si prende la cartella dal sito di WordPress, la si scompatta nella public root e si fa un'installazione. Qua si installa WordPress direttamente da Composer. Infatti, appunto, e non solo WordPress, anche tutte le sue dipendenze, quindi plugin. Un altro suo punto di forza, appunto, è la possibilità di avere configurazioni specifiche per ambiente tramite appunto l'utilizzo dei file .env, una migliore organizzazione delle cartelle e una maggiore sicurezza. Anche lì poi dopo nel dettaglio vedremo come. Allora, partendo dal primo punto, viva Compose. Perché viva Compose? Perché Compose è lo strumento che ci permette di non perdere traccia e di avere sempre sotto controllo il versionamento delle dipendenze. E qui mi rifò alla problematica appunto che ho descritto prima, nel senso che questo classico caso di avere in produzione n plugin, in staging di averne altri, in development di averne altri ancora. Ecco, con Composer questo problema si azzera, perché di fatto, cioè, i plugin che devono essere installati sono definiti nel file Composer JSON. E ci basterà di fatto un semplice comando per aggiornare le dipendenze. E per aggiornare intendo aggiungere, rimuovere o fare upgrade o downgrade di dipendenze. Ok, configurazioni specifiche per environment. Cosa vuol dire? Allora, uno degli obiettivi di Bedrock è quello di separare il più possibile le configurazioni dal codice, che vuol dire cercare di evitare assolutamente di avere variabili cablate nel codice. E questo problema è risolto appunto con l'introduzione di .env e con l'introduzione di un sistema automatizzato diciamo, di provisioning delle variabili d'ambiente tramite l'environment in cui ci troviamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che di default praticamente Bedrock supporta tre tipologie di ambienti: l'ambiente di dev, che è quello su cui lavoreremo in locale,
l'ambiente di stage, che di fatto è sempre anche la pre-produzione, se vogliamo chiamarla così, e la produzione. Quindi ogni ambiente avrà di fatto un suo file di configurazione. E dove appunto potrò, che ne so, cambiare le impostazioni, che ne so, qui si può vedere ad esempio nello screenshot, potremo cambiare il comportamento del debug o di quant'altro. Ok, passiamo poi all'altro punto che era la gestione delle cartelle. Allora, io prima ho detto, Bedrock ha un sistema di gestione delle cartelle da loro stessi definito migliore. Allora, di fatto, vedo che ha una struttura delle cartelle un po' differente dalla classica installazione di WordPress. Allora, si rifà un po', come logica, se qualcuno lo conosce, a come funziona Drupal. E cioè, di fatto, voi siete abituati a avere dentro la public root le classiche cartelle, WP Content, WP Admin e così via. Ecco, Bedrock ragiona un po' diversamente, perché per aumentare la sicurezza, praticamente cosa succede? Tutte le dipendenze, sono praticamente esterne alla cartella su cui deve essere puntato il virtualhost del dominio. Infatti, praticamente il virtualhost del dominio deve essere puntato sulla cartella web, dove avremo all'interno appunto le classiche cartelle come le installazioni normali, plugin, temi, WP Content e così via, mentre all'esterno avremo le configurazioni, quindi con le variabili di ambiente e i vendor che appunto sono le dipendenze. Avendo il virtualhost che punta la cartella web, di fatto le cartelle esterne sono inaccessibili e quindi questo, come vedete, aumenta di parecchio la sicurezza. Da qui si capirà però che Bedrock ha bisogno appunto di una configurazione un po' particolare perché, appunto, dovendo avere il virtualhost puntato sulla cartella web, bisogna avere appunto la possibilità di modificarlo. Naturalmente, diciamo che oggi tutti gli hosting, bene o male, ti danno la possibilità, qualsiasi cPanel permette appunto di fare la modifica del virtualhost, no? Cioè, perché di default un dominio punta alla cartella public. Cioè, nel caso di installazione Bedrock, il dominio deve puntare alla cartella public slash web. Però, ripeto, sono configurazioni ormai abbastanza standardizzate, tant'è che anche Drupal funziona così. Quindi, insomma, forse rubano lo gestisce complesso, non lo so, potrei sbagliare. Comunque, questo, diciamo, sono a grandi linee i punti di forza di come funziona Bedrock. Ora poi dopo vedremo nello specifico un video, insomma, un video Scusa, con tutti gli step di massima di come fare appunto una configurazione Bedrock. comunque quando ci è capitato l'hosting che non lo supporta, tu dopo che l'hai sviluppato l'hai normalizzato per ostarlo su quel tipo di Esatto. hosting, che si Sì, può esatto. fare. Cioè, bisogna tenere ben presente, bisogna differenziare bene le due cose. La Bedrock è un installatore. Di istanze WordPress via Composer. Sage è uno starter theme, cioè Sage lo si può installare anche su installazioni convenzionali di WordPress. Cioè, l'una non esclude l'altra, nel senso è possibile tranquillamente installare lo starter theme Sage su installazioni standard di WordPress. E appunto andiamo a vedere un attimino come funziona Sage. Ah, Sage, come vi ho accennato, è uno starter theme. Uno starter theme è di fatto vuoto perché non ci sono template organizzati in nessuna maniera, nel senso non sono come i classici template dove ci sono delle impaginazioni standard, lì è totalmente vuoto e privo di CSS, però include tutta una serie di tecnologie volte allo sviluppo di fatto di feature un pochino più tecniche. Allora, perché? Perché root Sage? Io Sage ormai lo utilizzo, io penso di utilizzarlo da più di 8 anni. Ho visto diverse lezioni e per me, diciamo, è diventato un po' uno standard. Diciamo, i punti di forza, allora, sono il primo, utilizza Blade come gestione dei template. E poi dopo vedremo nello specifico che cosa sono. Ha all'interno un compilatore Webpack che si chiama Bud.js. Pronto all'uso, con incluso Tailwind, che di fatto oggi è il framework CSS che va più di moda, anche quello poi lo vedremo un secondo dopo nello specifico. E poi, come ultimo punto, che è, diciamo, secondo me il punto di forza massima del tema, è l'utilizzo dei composers. Composers praticamente servono per avere una ottima segregazione tra il codice PHP e le view, le viste.
Ok, ora vi faccio una veloce panoramica appunto su questi tre step. Allora, Blade. Blade cos'è? Come ho già detto, è un sistema di templating, è un sistema di templating di Laravel, tra l'altro, e ha diversi punti di forza, tra cui, allora, prima di tutto permette l'eredità tra le view. Cosa significa? Significa che io posso definire una vista. E questa vista può essere estesa da più template. Poi è possibile eseguire codice PHP nativo puro all'interno dei Blade. Abbiamo all'interno dei classici controllori di cluster, quindi if, for, while e tutti quelli canonici PHP. Hanno la peculiarità appunto di avere il suffisso .blade.php, quindi diciamo un template blade di fatto non ha altro che avere appunto questa nomenclatura. E in ultimo, diciamo, la facilità di utilizzo dei parziali tramite le inclusioni che si possono fare tra gli stessi. Cosa vuol dire? Praticamente Blade, essendo appunto un sistema di templating, ha tutto un sistema di rinclusione degli stessi, cioè nel senso tu puoi spezzettare di fatto i tuoi template in parti. A me piace questa definizione di atomic design che, diciamo, è utilizzata un po' impropriamente in un concetto di template, di motore template, però mi piace cioè, questo concetto dove di fatto si va a realizzare parti di template atomiche che di fatto costruiscono delle molecole, quindi degli organismi, dei template nelle pagine. Immaginate, che ne so, una card di una preview di un articolo, per me è un elemento atomico, che insieme ad altre card compongono un carosello, che per me è una molecola, insieme ad un titolo ed un testo compongono un organismo, più organismi compongono template. Cioè, mi piace questo approccio, diciamo, di design atomico, appunto, che grazie a Blade si riesce a, diciamo, a spezzettare in tanti file tutti i nostri template. Ok, Bud è un wrapper per Webpack, praticamente è un gestore di dipendenze con cui praticamente c'è già pronta all'uso tutta la compilazione CSS, tutto il check degli errori JavaScript, concatenazione, minificazione, immagini JavaScript e CSS, già detto. Di fatto è un compilatore ready to use. A bordo è già dalla versione 10 di Sage è già disponibile praticamente Tailwind, come dicevo prima, questo framework CSS che va molto di moda, è stato soppiantato Bootstrap. Comunque, ecco, Bud.js di fatto, appunto, essendo un compilatore Webpack, sfrutta qualsiasi tipo di tecnologia, cioè da React, TypeScript e qualsiasi altro framework CSS si voglia. Io lo trovo particolarmente comodo appunto perché, nel senso, una volta installato il tema, tre comandi, siamo pronti a lavorare. Yarn si installa le dipendenze, yarn build si fa una compilazione secca di tutti gli asset, yarn dev si lancia appunto il serverino per vedere in modalità sviluppo il risultato delle modifiche che si fa appunto a CSS e JavaScript. Naturalmente, tramite yarn si può aggiungere dipendenze come con NPM, quindi si può aggiungere, che ne so, classici plugin terzi come gestore di caroselli o quant'altro, Zload, immaginate queste cose qua. L'ultimo punto, Composers. Allora, questo qui secondo me è il punto di forza di Sage. Punto di forza perché? Perché qui ci si rifà la prima premessa, che era quella della function PHP, che diventa gigantesca, no? Nel corso degli anni, perché si va sempre a mettere lì pezzi di codice per le varie funzionalità che i clienti ci chiedono. Ecco, Composers ci viene incontro perché praticamente diciamo, ci permette cioè Composers è un approccio di programmazione PHP che ci permette di segregare appunto la logica PHP dai template, ottenendo di fatto un codice più organizzato e diciamo legato ai template. Cosa voglio dire? Praticamente lo si può vedere anche, diciamo, in questo screenshot allegato alla slide. Cioè, di fatto, Composer non sono altro che delle classi PHP che estendono appunto la classe Composer, nella quale si può di fatto
dichiarare il collegamento tra la classe stessa e un parziale, quindi un blade di quelli di cui abbiamo parlato prima. Quindi praticamente si lega la classe al template e di fatto all'interno della classe possiamo fare quello che vogliamo. Quindi la classe di solito facciamo manipolazione del codice, manipolazione dei dati, non del codice, manipolazione dei dati, quindi facciamo WP query, facciamo ordinamenti, facciamo recuperi tramite API esterne, li elaboriamo tramite ovviamente delle funzioni private all'interno della classe PHP. E le ripassiamo alla vista che abbiamo definito appunto sopra in quello che vedete, Protected Static View, ripassiamo appunto a quella vista delle variabili, e le ripassiamo con il metodo che vedete lì sotto, che si chiama appunto una semplice function with, che appunto ritorna un array di oggetti, il cui nome di fatto sarà riutilizzabile nel template sotto forma di variabile PHP. Quindi in questo caso vedete c'è una stringa che si chiama roots, a cui è stato assegnato un valore, un'altra stringa, quindi un titolo. Ecco, quella stringa roots lì sarà recuperabile nel template a cui è stato associato, in questo caso al parziale.example, con una variabile $roots. Ecco, questo metodo di fatto ci permette di legare logica PHP anche a dei piccoli frammenti di codice. Quindi, come vi dicevo prima, magari immaginatevi appunto la card, la preview della card di un articolo, può avere la sua logica segregata PHP dedicata in una classe che andremo a definire, come la potrà avere allo stesso tempo un qualsiasi archive, un qualsiasi, che ne so, un archive di tassonomia oppure un qualsiasi template anche. Il bello appunto di Composer è questo, che appunto la logica è applicabile a qualsiasi template di qualsiasi livello. Parlo di livello perché, ad esempio, la versione precedente di Stage, che era la 9, permetteva appunto, tramite un concetto un po' differente, si chiamavano controller invece di Composer, tramite dei controller si poteva, cioè, legare la logica PHP solamente a parti di cioè a dei template di primo livello, quindi per intendersi single page, single archive e così via. Mentre in questo caso si può legare la logica appunto anche a piccoli frammenti di template. Ok, diciamo, questi sono un po' a grandi linee i punti chiave delle due tecnologie, quindi Bedrock, installatore via Composer di istanze WordPress, Sage, Started Template. Ora io, per cercare di, perché mi rendo conto che possono essere anche un po' noiose queste spiegazioni, quindi con un video vorrei provare a farvi vedere un attimino la facilità, diciamo, di utilizzo di questi strumenti. Ora, è un video che io ho registrato e fondamentalmente è un'installazione da zero di Bedrock. Tenete presente che è ovvio che ci sono dei requisiti minimi. Io, tra l'altro, ho scritto un documento, poi magari Franco lo condividiamo con tutti. Quindi, esatto. E ora, nello specifico, andiamo un attimino a vedere appunto come avviene un setup tipico di Bedrock, appunto un'installazione WordPress. E poi del relativo tema. Allora, praticamente a Bedrock si esegue da riga di comando, quindi da riga di comando ci si posiziona all'interno della cartella dove si vuole fare l'installazione e si lancia questo comando che è compose create project root Bedrock, è una stringa che è recuperabile appunto dal sito, e lui fa tutte le sue cose. Ecco, di fatto qui cioè, WordPress è già installato e basta copiarci e basta appunto provvisionare il file.env è il file, per intendersi, il wp-config, per intendersi, dove stanno le nostre variabili d'ambiente, dove stanno le variabili del database, username e password, per intendersi. Quindi basterà modificare appunto il .env con le variabili di ambiente e dopodiché si potrà tranquillamente accedere al sito, all'installazione e finalizzare l'installazione tramite il classico processo. Quindi, infatti, io poi vedete che se riaggiorno la pagina, fondamentalmente mi parte l'installazione canonica di WordPress. Naturalmente, io qui per comodità avevo già creato un database tramite MySQL,
classico database MySQL. Comunque qua io faccio tutto il processo di installazione canonico. Di fatto, ecco, in questo step, avendo già tramite Composer tirato giù tutte le dipendenze, io potrei tranquillamente creare il mio Git, potrei fare la mia inizializzazione Git, cioè, e di fatto la mia installazione WordPress non sarebbe altro che un file composer, fondamentalmente, un file composer e poco altro. Naturalmente sì, c'è tutto anche la struttura delle cartelle, ma naturalmente tutte le dipendenze non verranno mai aggiunte al Git, perché appunto poi vengono scaricate tramite composer quando l'ambiente viene reinizializzato. Ora qua faccio login e qui volevo farvi vedere un attimino la potenza di Composer. Allora, io ho fatto l'installazione base, quindi l'installazione base lui tira giù naturalmente l'ultima versione di WordPress, qua siamo alla 6.02, che è l'ultima versione. Cosa faccio io ora? Voglio fare un downgrade, di versione, voglio tornare alla 5.9, così, perché magari il mio tema non girava sulla 6. Quindi vado nel file composer.json, vado nel wrapper dei require, qui esatto, con la versione 6.02, vado a cercarmi la dipendenza di WordPress, eccola là, come si può vedere è la 6.0.2, io qua ci metto appunto una versione meno recente, quindi metto la 5.9, mi apro naturalmente il mio terminale, e lancio il semplice comando compose update. Quindi praticamente compose andrà a vedere che è stata aggiornata una dipendenza nel file composer.json e farà naturalmente il downgrade. In questo caso era richiesto naturalmente da WordPress un aggiornamento del sistema, del database. Un piccolo refresh. E quindi la mia versione di WordPress è appunto come definita nel composer.json tornata alla 5.9.0. Viceversa, naturalmente si può fare upgrade, ora io qui la porterò alla 6.0 e rifarò la solita cosa. Ecco, la potenza di Composer è proprio questa, nel senso, cioè, di fatto definendo questo file, che è un file JSON, che è poi quello che viene aggiunto al repository, cioè gestire la dipendenza esatta di gestire una dipendenza esatta che poi di fatto sarà riportata in tutti i nostri environment di stage, produzione e sviluppo. Ora qui riporto naturalmente all'ultima versione. E adesso vi faccio vedere invece come installare una dipendenza terza. Allora, questo qui naturalmente era come fare downgrade, vi ho fatto vedere fondamentalmente come si fa downgrade o upgrade del core di WordPress. Ora andiamo a vedere come si fa l'installazione di un plugin. Quindi per fare l'installazione di un plugin basta andare su WP Packages, che appunto è la directory con tutte l'indicizzazione di tutti i plugin free disponibili. Si cerca il plugin che si vuole, in questo caso andrò a mettere il Classic Editor. Quindi mi copio la stringa, vado nei require, metto una virgola e incollo la mia stringa. Prima di fare, vi faccio magari vedere che nella parte di plugin naturalmente non ho niente. Esatto. Quindi se a questo punto lancio il mio bel comando Composer Update, naturalmente, qua mi troverò il mio plugin installato, Classic Editor. Ecco, praticamente, cioè, perché Composer? Perché con Composer avremo sempre traccia di chi ha messo cosa, ma anche avremo sempre un allineamento tra delle dipendenze su tutti gli environment. E questo, diciamo, secondo me, è uno dei punti di maggiore forza. Ovviamente Ora con passo. Git poi è tutto versionato e tracciato, chi ha fatto cosa. Esattamente, sì, perché poi naturalmente bisogna partire. Ora è chiaro che in questa presentazione non ho modo di scendere nel tecnico per ovvie questioni di tempo, però naturalmente lavorando naturalmente sul repository Git, cioè nel nostro caso qui, cioè l'unica modifica che sul repository troveremo è l'aggiornamento del file composer, perché poi tutte le altre migliaia e migliaia di file che il composer ha tirato giù, naturalmente vanno a finire in directory che sono ignorate appunto dal Git. E quindi questo ci permette di avere naturalmente i file molto più snelli e di avere tutto sotto controllo. Ok, ora passiamo con il secondo video.
che è il video di installazione Sage. Quindi, di fatto, quella che avete visto è un'installazione Bedrock. Ora, allo stesso modo, sempre tramite Composer, io andrò ad installare Sage, che è il nostro starter theme. Allora, quindi questo è naturalmente il tema di default che si vede con quella pagina. Cosa faccio? Allora, prima di tutto, Sage ha bisogno di una dipendenza a livello globale che si chiama Acorn. Anche quello lo potete vedere poi nel PDF che vi daremo, che fondamentalmente è una dipendenza che si aggiunge tramite Composer, che va a installare tutta una serie di utility Laravel per utilizzare appunto i componenti di Laravel all'interno di Sage. Ok, quindi abbiamo messo Acorns. Ora direi che possiamo fare tranquillamente l'installazione. Io mi tolgo di mezzo così vediamo meglio. Quindi di fatto andiamo dentro, navighiamo tramite linea di comando dentro la cartella dei temi. Ecco, dentro la cartella di temi basta lanciare il comando composer, create project, sage, nome cartella, in questo caso io la chiamerò VP, come la chiamerò VP meeting meetup Cesena, e lancio invio. E anche qua la nostra installazione è pronta. Ecco qua il tema è installato fondamentalmente. Quindi vado all'interno della cartella del tema, lancio, vabbè, ora qui facevo un controllo per farvi vedere appunto le dipendenze. Il tema ha bisogno di Node e di Yarn che devono essere installati globalmente e troverete anche quello tutto nelle varie guide di Roots Sage. Quindi si lancia il comando yarn di fatto scarica tutte le dipendenze che servono a Webpack per fare le varie compilazioni di cui vi ho parlato prima, quindi compilazione CSS, compilazione JavaScript e quant'altro. Si aggiorna la pagina di temi, è comparso magicamente Sage Starter Theme, quindi se lo attivo, di fatto cambio tema e in front-end naturalmente sarà tutto rotto. Perché? Perché non ho fatto una build fondamentalmente. Non ho fatto una build, quindi devo fare una build, quindi la build è quell'azione tramite Yarn che crea il pacchetto di tutti gli assets. Quindi cosa fa quello? Va praticamente a prendere tutti i file CSS, o meglio, tutti i file tailwind, i file JavaScript, li preprocessa, li vinifica, li unisce e fa un bundle che va a finire dentro la cartella public. E poi appunto il tema andrà a rileggere tramite appunto un file che è stato generato e renderà il tema appunto disponibile. Ok, diciamo che diciamo tutto il workflow di installazione sia di Bedrock che di Sage sono terminati.